Amici di Fano TV, ben trovati per lo speciale di oggi. Siamo a San Costanzo, nella sala consigliare Filippo Montesi, dove tra pochi minuti avverrà la presentazione del piano sociale e territoriale unitamente ai soggetti del terzo settore. Quindi andiamo a sentire tutto quanto dalla voce dei protagonisti. Questa è l'occasione, ed è stata l'occasione anche per noi, di vedere nero su bianco tutta la grande fatica che siamo riusciti a portare nei territori e attraverso quindi servizi, attraverso percorsi insieme, e quindi anche per noi questo è stato un momento decisamente importante per tutto quello che abbiamo fatto. È un piano che risente del Covid, ovviamente, quindi si troverà all'interno del piano spesso il passaggio all'emergenza Covid-19, ma non solo nel fotografare chiaramente i servizi che nel 2020 rispetto al 2018 e al 2019 hanno avuto una costrizione, una restrizione nell'erogazione, perché ovviamente 3 mesi di pandemia hanno bloccato tutti i servizi individualizzati e molti anche dei servizi diurni offerti sui territori. Quindi se vogliamo proprio cominciare a guardare nel dettaglio quelle che sono i dati della spesa sociale, che sono comunque dati che per noi sono stati importanti, che ci hanno detto che in realtà questo territorio dell'ambito è un territorio che ha una spesa sociale che è allineata con quelli che sono le medie nazionali rispetto alla spesa sociale pro capite. Chiaramente in un contesto che è anche abbastanza territorialmente diverso, di un comune come Fano che ha oltre 60.000 abitanti rispetto chiaramente a un comune come Fratterosa che ne ha invece poco più di 900, una dimensione di spesa sociale che chiaramente risente anche della diversa dimensione territoriale, ma che tuttavia ci dice che il tema dell'aiuto e del sostegno alle fragilità è presente, ed è presente con un intervento significativo in ognuno dei 9 comuni. Siamo con la coordinatrice d'ambito che ha redatto questo piano di un percorso tra l'altro importante iniziato lo scorso giugno 2021, che ha toccato ben 7 tavoli tematici e poi ci sono stati una serie di incontri fondamentali, direi. Sì, è assolutamente un percorso che ci ha visto collaborare con tutte le associazioni e con tutti gli enti del terzo settore, insieme con i sindacati, sui grandi temi dello sviluppo del welfare territoriale. È un piano che, devo dire, il territorio aspettava da tanto, perché è da tanto che manca. È una programmazione che chiaramente necessariamente risente del cambiamento dovuto al Covid e del fatto che oggi abbiamo anche a disposizione la sfida delle risorse del PNRR, e quindi è una programmazione assolutamente, attuale, che vuole vedere lontano, che vuole comunque immaginare di non stravolgere ciò che c'è, perché c'è già tanto sui nostri territori, ma sicuramente quello che vuole fare è mettere bene in rete tutto l'esistente al fine proprio di rendere un maggior servizio alle famiglie. Questo è un lavoro straordinario che ci accompagnerà e ci deve accompagnare nel quotidiano. Lo deve fare perché appunto, come cantiere aperto, come work in progress, deve acquisire anche l'implementazione che ci arriva di continuo, anche con le proposte, anche nei tavoli, perché la metodologia sarà sempre quella permanente. Questo è venuto fuori in tutti i tavoli. Assessore, il piano è di importanza fondamentale per questa coprogettazione del sistema sociale, appunto del welfare territoriale. Sì, il piano territoriale sociale è uno strumento importante che ci ha visto coinvolti con tutto il territorio, con tutto il terzo settore, con oltre 60 soggetti che hanno partecipato al percorso, al confronto, con le organizzazioni sindacali a cui è stato dedicato un tavolo trasversale, al terzo settore con gli organismi rappresentativi del terzo settore. Siamo finalmente arrivati, l'abbiamo già spedito in regione il 28 come era previsto. Tra l'altro siamo 3 ambiti su 23 che hanno rispettato questo termine, e davvero è uno strumento importante per coprogrammare insieme, perché io lo considero davvero un cantiere aperto. Non è un documento che chiaramente risolutivo,
e non è neanche, come è inevitabile visto che parliamo di sociale in cui i bisogni evolvono di continuo, non è neanche esaustivo, quindi deve essere davvero visto come un processo in corso. E grazie anche ai tavoli che si sono costituiti, i tavoli diventano tavoli operativi, quindi la coprogettazione si fa nei tavoli. Ad esempio, proprio in questo periodo è stato già riconvocato il tavolo dell'immigrazione con tutti i soggetti del terzo settore, proprio per cercare di gestire con la rete dell'accoglienza temporanea anche l'emergenza della questione ucraina. Quindi ecco, davvero questo è il senso di questo percorso, di questo piano che oggi presentiamo, e io devo dire davvero grazie a tutti gli interlocutori, a partire dagli attori istituzionali, perché sindaci, amministratori, consiglieri comunali, ma soprattutto il terzo settore, perché come prevede la riforma del terzo settore, gli interlocutori sono importanti, e si parla appunto di amministrazione condivisa e si coprogramma insieme agli enti del terzo settore. Questa è davvero una grande rivoluzione, vuol dire far crescere il territorio, valorizzarlo, tant'è vero che parlo e parliamo di welfare non più distributivo come è pensato, cioè un sistema che eroga contributi, ma un welfare generativo, capace di creare valore, capace di creare energie, risorse, opportunità, e quindi una cultura nuova del welfare che vede una sinergia tra pubblico e privato sociale, quindi terzo settore. Assessore, non solo immigrazione, ma altri temi che riguardano il sociale, dalla disabilità, l'inclusione sociale, la famiglia, i minori. E ci sono dei progetti futuri che mi preme lei ricordasse, perché si parla anche dell'inclusione con dei progetti lavorativi o altri progetti altrettanto importanti per evitare l'isolamento, per esempio, dei disabili. Ci sono dei progetti importanti per vivere in autonomia, giusto per citarne alcuni. Sì, ecco. Quando parliamo tra l'altro di innovazione sociale, dentro questo piano abbiamo cercato di considerarla come una delle direttrici, delle tre direttrici più importanti. Innovazione sociale vuol dire progettualità nuove, ma progettualità virtuose soprattutto, che mettono insieme e valorizzano anche le esperienze migliori che ci sono sul territorio, nel terzo settore, e l'esempio è appunto il Dopo di Noi. Ne abbiamo già uno attivo su Fano. A breve, anche utilizzando i canali che ci mette a disposizione il PNRR, dovremo riuscire a metterlo in campo anche per l'entroterra, quindi con due comuni probabilmente coinvolti. Ecco, questo è un segnale davvero di attenzione e di sostegno soprattutto a un bisogno che è sì delle persone con disabilità importante, grave, che è quello di essere accompagnati appunto prima con un percorso di inclusione con il Durante Noi e poi con il Dopo di Noi, quindi con appartamenti supportati, assistiti e appartamenti con una abitabilità che sia il più familiare possibile, il più accogliente, il più accessibile, ma soprattutto anche per coloro che appunto, visto che il bisogno della casa è importante e sempre più preminente, occorre trovare anche nuove modalità di housing o altre forme per cercare di incentivare il più possibile e sostenere il bisogno abitativo. Non a caso, sempre dentro questo bisogno, proprio ieri abbiamo approvato la graduatoria con il sostegno al, questo vale per il comune di Fano ma vale poi anche per gli altri comuni, anche quello per gli affitti. Però ecco, è un percorso anche su questo, sì, nei confronti della disabilità, poi c'è anche il progetto di vita indipendente di cui l'ambito è partecipe, quindi ecco, sono progetti che vanno verso quella direzione, quella di introdurre sempre di più in questo territorio innovazione sociale, coinvolgendo appunto il terzo settore con la logica appunto della corresponsabilità, perché il terzo settore investe, si sente partecipe e quindi è parte attiva di un percorso comune. L'impegno dei servizi sociali, per noi che dobbiamo gestire giornalmente, e anche nelle ultime ore ne abbiamo prova, situazioni di crisi, oltre chiaramente a tantissime situazioni di fragilità, è una cosa importantissima. E devo dire che nel nostro territorio, non solo quello dell'ambito sociale, ma in quello della provincia, grazie a tutti voi c'è questa formidabile rete di aiuto che
risposte veramente veloci e che sicuramente a noi fa svolgere il nostro ruolo così bello di sindaco, ma anche così gravoso, con estrema serenità, perché possiamo contare su una rete pubblica, ma anche di associazioni di volontariato che ci dà un grandissimo supporto. Oggi per me è un'occasione per testimoniare questa cosa e ufficialmente ringraziare questa fantastica rete che ci aiuta ogni giorno. Si parla di un lavoro sinergico tra i comuni, ogni comune poi si sa ha una realtà con delle esigenze e delle aspettative personalizzate. Sì, beh, innanzitutto lasciatemi dire che sono onorato come sindaco di San Costanzo di ospitare questa mattina la presentazione del piano territoriale sociale. È stato un lungo lavoro in cui hanno lavorato tutte le amministrazioni comunali, coordinate benissimo da Roberta Galdenzi e da Dimitri Tinti, e quindi ci troviamo oggi a fare questo atto presentativo che ci emoziona anche un po', perché quando si parla di servizi sociali si parla di persone, si parla sicuramente anche delle fasce più deboli a cui noi diamo la massima priorità nelle attività di ogni giorno, da sindaci ma anche come uffici, amministrazione comunale. Certamente ogni comune ha le sue particolari esigenze e quindi il lavoro necessario che è stato fatto è quello anche di tessitura di un vestito per le esigenze di ogni comune. Fratte Rosa e San Costanzo sicuramente con le loro dimensioni avranno un altro tipo di approccio ai servizi sociali rispetto ai comuni più grandi, ma di esigenze, pardon, non di approccio, e quindi sicuramente questo lavoro puntuale ma sinergico e coordinato è importantissimo. Questo è un momento importante, non è un momento celebrativo e non deve passare inosservato, perché sotto certi aspetti non vuol dire che è rivoluzionario, ma è un'evoluzione importante del pensiero, dell'agire nel sociale. Il piano territoriale è innanzitutto un momento di partecipazione. Noi ci limitiamo sempre alla parola di partecipazione, che può essere una complicazione nel fare le cose, ma in realtà poi nel lungo andare diventa una semplificazione, perché significa condivisione, significa mettere assieme competenze e intelligenze, significa coprogettare. Ecco, quindi non è banale ed è un momento, come dicevo, è importante. E questo non avviene soltanto attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze istituzionali con delle sue articolazioni, ma in realtà è una partecipazione che vede assieme il pubblico e il privato, vede assieme con le nostre politiche sociali, il privato sociale, il terzo settore, tutto quell'associazione, tutti coloro che nelle varie forme, come dicevo, operano e costruiscono il sociale. Diamo il benvenuto anche al sindaco di Fano, perché all'interno della TS6 Fano diciamo che è l'ente capofila, ma qua si parla proprio di una gestione associata appunto del sistema sociale. Ma direi di più, si parla di una visione condivisa, partecipata, perché i confini delle attività sociali non possono essere prettamente quelle amministrative di un territorio comunale, ma si intrecciano, si relazionano, e ormai abbiamo capito che bisogna fare rete, bisogna fare sistema, ma soprattutto bisogna condividere, coprogettare, copartecipare, e l'amministrazione pubblica, il pubblico non può più camminare da solo. Si è sempre parlato di quella sussidiarietà orizzontale, perché sappiamo che il pubblico non riesce ad arrivare dappertutto. Questa è la traduzione, l'evoluzione di questa sussidiarietà che vede tutti i partecipi, pubblico e privato, li vede corresponsabili, creando, ottimizzando le attività, riuscendo a offrire nuove opportunità e nuovi servizi anche attraverso la corresponsabilità, come dicevo, del privato sociale. Quindi ente pubblico, terzo settore, associazioni, insomma tutti quegli operatori, coloro che nelle varie forme operano nel sociale, e insieme si è creato questo ambito. E l'altro aspetto importante è questa coesione territoriale fra più comuni, quelli dell'ambito, che fanno la differenza, vanno a ottimizzare, anche a risparmiare su certe attività per reinvestire e aumentare i servizi. Ebbene, dalla presentazione del piano alla concretizzazione dei progetti, da parte nostra è tutto, non ci resta che ringraziare gli intervenuti e tutti voi dell'attenzione. Arrivederci.